Casa Futura Pietra è un viaggio che tocca l'identità, le radici del territorio di ieri e di oggi, narrato con opere storiche e progetti di produzione realizzati in luoghi simbolo, luoghi suggestivi, spazi urbani attuali e siti di interesse archeologico come il Dolmen di Bisceglie e la Valle dei Dinosauri di Altamura. Avere l'opportunità di abitare, possiamo dire, il Dolmen di Bisceglie o addirittura la Cava dei Dinosauri, che è un luogo strepitoso, devo dire strepitoso, questo è stato proprio il palcoscenico poi ideale per queste installazioni e performance contemporanee. Casa Futura Pietra, ultima tappa della decima edizione di Intramenia Extra Art, ha chiuso con successo i battenti a Palazzo Tupputi a Bisceglie. Il progetto, prodotto da Eclettica, Cultura dell'Arte, a cura di Giusy Caroppo e Tommaso Martimucci, ha incarnato il rapporto scultoreo tra l'uomo e il territorio, alimentando la consapevolezza del ciclo vitale infinito, del continuo divenire del tempo e della materia. La pietra diventa appunto il filo conduttore di questo progetto, come era stato l'acqua per Watershed. E con Tommaso Martimucci, architetto peraltro altamurano, questi sono progetti che nascono in Puglia da pugliesi e però sono proiettati poi in ambito nazionale e internazionale, abbiamo proprio guardato a che cosa potesse stimolare il concetto legato appunto alla pietra riguardo a quelle che sono anche tematiche contemporanee, quindi il senso dell'abitare, la precarietà dell'abitare, la memoria storica, la nostra identità, la pietra intesa anche come texture, come materiale costruttivo, come elemento appunto materico. Un presente contemporaneo, riconoscibile dagli stessi antenati, come lo hanno interpretato gli artisti italiani e stranieri coinvolti in un dialogo ricco di sollecitazioni. Dal Dolmen Sinfonia numero 7 di Gorge Peris, al concerto preistorico di Alvin Curran, alle risonanze di Vito Maiullari, tutto è sacro e frutto di un'identità collettiva. Noi abbiamo immaginato, attraverso la sua immaginazione, di produrre i suoni degli uomini primitivi che hanno costruito questo oggetto, come considerato come una delle prime forme di architettura, diciamo, dell'uomo. E il dialogo è avvenuto però attraverso il contemporaneo, coinvolgendo i musicisti, i percussionisti del luogo. Bisan Vassiri, Filippo Berta, Pietro Di Terlizzi, Jimmy Durham, Tony Fiorentino, Ugo La Pietra, Kei Nakamura, Irene Petrafesa, Sergio Racanati, Vedova Mazzei. Un cammino intriso di ricordi, suggestioni, emozioni, speranze e sogni, con il linguaggio dell'arte, della cultura, senza trascurare la nostra genesi, dice Sergio Racanati. Nato a Bisceglie, vive e lavora tra Milano e Miami. Nella sua performance, la collaborazione di Roberto Corradino, Teresa Vallarella e Adelaide di Bitonto, l'introspezione del territorio e dello spazio sociale condiviso. È un allestimento assai specific, con una serie di oggetti, una sorta di campionario della memoria del territorio stesso. Quindi il rapporto vero è nato con un dialogo profondo e attento nei confronti della mia città natale, ma senza come dire, entrare in quella questione né biografica né narrativa o didascalica. Promossa dalla Regione Puglia, sostenuta dal Comune di Bisceglie in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia, Casa Futura Pietra ha condotto il visitatore in un percorso di azione corale, innescando forme di arte e di partecipazione che testimoniano la grande forza della natura, il connubio tra passato e presente. Abbiamo investito su questo progetto promosso da Giusy Caroppo e penso che sia stato il viatico migliore per Palazzo Tupputi, una mostra chiaramente di arte contemporanea che però si presta benissimo a diventare un punto di riferimento per l'intera Regione Puglia, perché è patrocinata e sostenuta anche dalla Regione Puglia, ma anche da avere delle possibilità anche per tutta l'Italia, perché costituisce veramente un punto di riferimento culturale e artistico di eccellenza.